Come cominciamo? Allora, io direi di cominciare parlando di tecnica. Facciamo prima una panoramica, così ci rinfreschiamo le idee con cose che probabilmente sono banalissime per tutti voi. E poi io direi, prima di parlare di tecnica di base, perché la tecnica di base dell'arco nudo la conoscete sicuramente, però io ho avuto un'idea di spiegarvi come l'ho interpretata io, perché io ho passato, no, tutte le fasi dell'arciere neofita di arco nudo, e quindi ho avuto a che fare con i miei istruttori e cercherò di spiegarvi cosa ho recepito e cosa ho ritenuto assolutamente estraneo alla possibilità di progredire. Quindi questo vi dovrebbe mettere sull'allerta su cosa è bene e cosa non solo è male, ma magari potrebbe fare all'arciere. E vediamo come ho interpretato io gli insegnamenti, pochi, e come ho evoluto la mia tecnica. Io trovo che questo sia abbastanza interessante. E lo vediamo. Eccoli qua. Allora, guarda quante ce ne siamo arrivati. Allora, intanto, tanto per fasarci su tutto quello che andremo a dire, ci sono degli assiomi classici da cui non possiamo ovviamente scappare, che sono che la sequenza di tiro è una serie di azioni cosciente eseguite in maniera concatenata e coordinata. Ok? Ma non c'è neanche piuttosto bisogno di prendere appunto, perché poi quando consiglio così dire vedo. Quindi, però vorrei che ci fosse magari anche un po' un ping pong su quello che andremo a vedere. La sequenza di tiro aiuta per l'appunto l'arciere a organizzare il tiro. Essa può essere più o meno articolata in base alla maturità tecnica del soggetto, ma deve sempre essere ben centrata sui fondamentali. Ecco, i fondamentali, specialmente a parte, possiamo magari vedere qualche analogia tra olimpico e compound, ma sull'arco nudo i fondamentali sono molto ma molto importanti. I passi contenuti che compongono la sequenza di tiro sono per l'appunto dettati dal livello e delle capacità degli arcieri. Una volta stabiliti i contenuti della sequenza di tiro, l'arciere deve ripetere accuratamente gesti e posizioni, stabilizzare e dosare lo sforzo durante l'intera sequenza secondo ritmi appropriati, distinguere e organizzare le diverse azioni che spesso vanno svolte contemporaneamente. No, l'avete imparato tutti questo a memoria, è scolpito sulla roccia, lo fate tranquillamente. Ogni arciere deve essere consapevole della propria sequenza di tiro e deve essere capace di descriverla minuziosamente. Compito di ogni istruttore è che tali fondamentali vengano acquisiti e sviluppati già dall'inizio dell'apprendimento, già da subito. Questo è molto importante. Io questo proprio al corso istruttori batto tantissimo, dalla prima lezione, già con l'elastico bisogna descrivere molto bene questi fondamentali che adesso andremo a vedere. Questa è la sequenza di tiro classica, la sequenza di tiro standard, tutti conosciamo, su tutti i libri sta scritta, niente di nuovo, ne parliamo poi di questo. Ma effettivamente, alla fine della fiera, qual è la vera sequenza di tiro di un arciere di buon livello? Come interpretato
il modello che abbiamo visto prima, il modello standard, imparato sui manuali, ma come ha interpretato e personalizzato l'arciere le istruzioni dell'istruttore, gli insegnamenti del proprio istruttore. La mia esperienza, quella di Berti, è stata negli anni una serie di errori e di aggiustamenti. Non avendo a disposizione nessuna documentazione specifica all'arco nudo e soprattutto nessun istruttore con le idee chiare, ho dovuto studiare, provare e capire. Ma questo è per forza, no? Negli anni, alla fine degli anni 90, quando ho cominciato a tirare l'arco nudo, arco nudo sì, faceva il tiro di campagna, faceva l'indoor, ma l'indoor era per grazia ricevuta, perché poi hanno cominciato a mettere arco nudo indoor con due classi, over 18 e under 18, c'erano solo due classi, e stop. Poi hanno visto che effettivamente se volevi avere poi qualcuno che facesse tiro di campagna, perché lì serviva per forza l'arco nudo, bisognava ammettere l'indoor, perché dovevi dalla base, la base, più è grande la base e più riesci ad avere qualcuno. Senza avere nessuna intenzione di essere portatore della verità, voglio mettere a disposizione la mia esperienza di come ho organizzato la mia sequenza. La mia sequenza di tiro non è solo una successione di azioni fisiche, ma anche e soprattutto, e vedremo, anche pensieri e visioni. Questo è molto importante, ma è importante in tutti gli altri, lo sapete meglio di me, no? Conoscete l'importanza della visualizzazione. Però sai, sono cose che forse pensiamo che siano destinate solamente ai grandi campioni, no? Ai campioni olimpici. Invece no, poco, giusto, fa aumentare, vedremo come farà aumentare la consapevolezza, no? Farà aumentare un po' la nostra autostima, questo mettere, inserire, voi dovete pungolare a inserire pensieri, a inserire visioni, poi vediamo quali, cioè da subito, così da avere un pochino più di determinazione, no? E vedremo cosa vuol dire questa determinazione. Ma vediamo tutto. Allora, intanto, per essere certi che tutto funziona alla perfezione, quello è, no? I fattori fondamentali scolpiti nella roccia di ogni istruttore: equilibrio statico, equilibrio dinamico, allineamento e contatti, espansione, ritmo e decisione. Non ci sono dubbi, se ve ne eravate dimenticati, ora io ve l'ho ricordato. Lo scopo di avere questi fondamentali è di fare, che fare? Orientare, proiettare, centrare, ma soprattutto raggruppare. Questo è lo scopo del tiro con l'arco. Ed in ragione di tutti questi fattori che ho organizzato, impostato la mia personale sequenza di tiro. Allora, intanto, sappiate, e come sono sicuro che sapete, un neofita deve essere in grado di descrivere, deve arrivare ad essere in grado di descrivere minuziosamente quello che fa. Perché all'inizio gli facciamo fare tanti controlli, quindi deve sapere come parto, come alzo l'arco, come vado sulla linea di tiro, come incocco e così via, fino al rilascio, al follow through e a riposizionare l'arco sul poggiare. Ovviamente, man mano che si diventa esperti, questi controlli non ci sono più, quindi la mia sequenza di tiro si riduce tantissimo. Io descriverò i miei 16 punti della mia sequenza di tiro, ma in effetti quello che faccio realmente sono poi solo 3.
Quindi raggrupperò l'1, 2, 3, 4, 5, 6, il 7, l'8 e il 9 e poi il 10, l'11, 12, 13, 14, 15 e 16 in un gruppo unico. Ok. Vediamolo. Poi descriviamo, descriveremo quello che vediamo. Tac. Anche questo atteggiamento molto importante. Ovviamente poi il mio stringhe che è fatto in modo molto strano. Vedremo questo movimento perché e per come. Sembra che non serve a niente, ma in effetti poi ha un suo perché. E vabbè, è così, è andata. Allora, intanto, che succede? Parto ben determinato verso la linea di tiro per fare 100. Stringo con forza l'impugnatura per stabilire un contatto fisico con la mia volontà e la mia decisione. Questo è un passaggio molto importante che viene sottovalutato quando si parte verso la linea di tiro. Noi abbiamo bisogno già da subito di avere un interruttore di attivazione. Sapete benissimo, no? Che dobbiamo partire con l'attivazione, questo famoso aggettivo che viene usato ma alle volte non ho capito. Essere concentrati, determinati, non è altro che un'attivazione. Quando uno deve tirare un calcio di rigore e non deve andare lì e poi sperare che magari il portiere si gira dall'altra parte, bisogna essere ben determinati e quindi attivati. Ma la concentrazione, ahimè, è un serbatoio che si riempie goccia a goccia ma si svuota di corpo. Quindi si svuota di corpo e poi si riempie goccia a goccia. Quindi noi dobbiamo avere l'attivazione solamente al momento giusto, non possiamo stare concentrati per tutta la gara. Dobbiamo crearci delle routine, magari questo lo vediamo più avanti. Però quando partiamo verso la linea di tiro dobbiamo avere, io stringo con forza l'impugnatura e da quel momento in poi entro in questo famoso spinner. Non dico niente di strano perché in tutti gli sport più o meno è così, golf e tiro a segno la fanno da padroni, ci sono moltissimi articoli su questo punto. Facciamolo anche nel tiro all'arco, perché no? Perché no? Poco, tutte gocce che alla fine servono a riempire il barile. Mi posiziono sulla linea di tiro con i piedi leggermente divaricati, il piede destro e il sinistro parallelo alla linea di tiro, mi sento comodo, il peso è equamente distribuito. Niente di strano. Io non capisco perché continuo a vedere sulla linea di tiro cose, le cose più astruse del mondo. Cosa avete insegnato ai vostri allievi il giorno nel corso per neofiti? È uguale per tutta la loro vita arco-nudistica. Non deve cambiare niente. Non deve cambiare niente. Io vedo piedi, se questa è la linea di tiro, vedo messi in questa posizione che non sanno neanche come ruotare le anche. Vedo tirare col piede indietro. Io sono d'accordo sulla sperimentazione, sono d'accordo che bisogna provare tutto, benissimo. Ma vi assicuro che la posizione piedi paralleli a cavallo della linea di tiro all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Questa è la posizione migliore. Perché la posizione migliore? Perché la posizione dell'arco nudo, non parliamo di altri dove ci sono altri accorgimenti che rendono possibile più personalizzazioni,
non fosse altro per la stabilizzazione, per esempio. Ma nell'arco lungo noi dobbiamo rendere ripetibile il gesto e lo possiamo rendere ripetibile solo se è semplice. Più è semplice, più è ripetibile. Meno è semplice, meno è ripetibile. Finora non ho detto cose strane, no? Incocco la freccia sempre con gli stessi identici movimenti, mi immagino la mia migliore sequenza di tiro, quella del 10 sicuro, ne rivivo le sensazioni e cerco di sorridere. Non è una cavolata quella del sorridere, eh? Non prendetela sotto gamba, non prendete, perché il sorriso predispone a un'azione più rilassata. Io questa mini visualizzazione, adesso ne parlerò un pochino di più, questa mini visualizzazione la faccio in questo momento, quando incocco. Io la faccio lì, poi per carità, voi potete avere altre idee, siete istruttori, non siete arcieri, quindi potete avere, si possono fare in tanti momenti della mia sequenza di tiro, però io preferisco farla lì perché poi vado in automatismo e poi non so neanche io cosa penso. Poi, tanto me lo chiederete, se me lo dimentico, chiedetemelo, perché mi chiedete sempre della respirazione, qua ne parlo un po', ma possiamo parlarne eventualmente. Annullo tutti i pensieri negativi e mi concentro sulla mia consapevolezza, sono cioè consapevole delle mie qualità e possibilità di fare bene. Perché questo? Quando faccio questa mini visualizzazione, quindi mi sento... Perché parto con questa visualizzazione? Perché il miglior stato d'animo per poter fare bene è credere di fare bene. Quindi credere è il miglior modo di riuscire, indipendentemente che poi io riesco o meno, ma io devo mettermi nella condizione migliore. Questa è proprio una strategia, no? È una strategia che dovete far adottare. Credere è una strategia, credere di fare bene. Quindi questo credere di fare bene deve diventare una consapevolezza. Qual è la vostra consapevolezza? Quello che fate in allenamento. Se in allenamento vi sentite bene, contate i punti, fate delle belle rosate, questa consapevolezza la dovete portare in gara. Quindi dovete essere sicuro, poi per carità, in gara ci sono altre problematiche, non lo metto in dubbio e non vengono risolte con questo, però questa è la miglior strategia per farlo. Non c'è una strategia migliore se non quella di crederci fermamente, ok? Annullo tutti i pensieri negativi, vabbè, annullo tutti i pensieri negativi. Non è così facile, però insomma, magari ci alleniamo anche in palestra. Palestra è più facile. Il problema di voi, anche istruttori, ma anche arcieri, no? Voi fate tutto al contrario. Fate tutto al contrario, io sono sicuro di questo perché lo vedo. Fate in allenamento quello che dovreste fare in gara e in gara fate quello che dovreste fare in allenamento. Perché? Perché in allenamento tirate o fate tirare tutti 10, tutto automatico, tutto bello, tutto pipim 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 pipim, e voi istruttori dovete fermare gli arcieri che tirano così. In gara si fanno gli esercizi, si fanno i controlli. Per il perché, deve venire fuori il perché sta succedendo il 10. Cosa ha sentito il mio corpo quando ho fatto 10? Propriocezione e cinestesi, queste due parole dovete ricordarle perché sono quelle due parole che devono
dovete plasmare con queste due parole i vostri allievi. Ok? E poi in gara, prima freccia, sei alto, che cazzo è successo? In allenamento funzionava tutto, poi. Allora no, allora la mano l'ho messa giusta. La mano, aspetta, qua, era qua o qua? E buonanotte, ciao! E così. Invece è esattamente il contrario. Tanti esercizi, vedremo poi come fare banalmente, senza fare metodologia. In allenamento, in palestra, esercizi, controlli, capire, in gara, lisci. Come si dice? Le medaglie si vincono in allenamento, in gara si vanno a ritirare. Con la mano sulla grip, metto leggermente in trazione la corda per annullare il peso dell'arco, posiziono la mano sulla grip in modo tale che l'arco è 45 gradi, via, classico, perfetto. Volevo montare l'arco così ve lo facevo vedere, era una buona idea, dovevo già farlo prima. Passo col me compilami solo sabato, tu parli della consapevolezza, parte dal presupposto che tu sai fare bene, ma un allievo che non ha quella consapevolezza, questa è una bellissima domanda, questa è una bellissima domanda. Ricordatevi che l'istruttore deve delegare. Voi per quanto siate bravi non riuscite a capire niente di cosa sta succedendo al vostro allievo da fuori, figuriamoci nella sua testa. Siete voi che dovete aumentargli la consapevolezza. Se fa delle belle rodate, fermi, studiamo. Questo deve diventare il tuo mantra, la tua performance consapevole. Se uno fa bene, deve interiorizzarlo questo bene e renderlo poi disponibile, perlomeno come forte attivazione in gara. È un po' come adesso siamo tutti vecchi bacucchi, ma tutti abbiamo studiato e tutti siamo andati a scuola. Allora, se abbiamo per caso fortuito quel il giorno prima abbiamo studiato bene una cosa che ci piaceva magari e la sappiamo bene, ma non vediamo l'ora che il professore ci interroghi, non vediamo l'ora di metterci in mostra, perché è una materia che conosciamo alla perfezione. La stessa cosa deve diventare col tiro con l'arco. Noi abbiamo fatto una bella preparazione, siamo consapevoli, il nostro istruttore ci deve inculcare autostima su quello che sappiamo fare e andiamo a farlo, finito, senza patemi d'animo o grossi problemi. È quello che intendo. Andiamo là. Allora, questo va? No, questo. Io vi faccio vedere questo. Questo è il famoso arco della discordia. Il famoso arco della discordia, perché mi squalificavano con quest'arco, invece adesso si può usare tranquillamente. Perché mai? Per il liquido? Sì, perché questa parte qua veniva messo un liquido, comunque una sostanza viscosa ammortizzante. Cosa che adesso si può fare,
prima l'onere del contendere, che questo arco fosse più o meno valido, era che non che ci fosse un ammortizzatore integrato, perché già al tempo si potevano esserci ammortizzatori integrati, perché venivano messi qua, c'era il GMX per esempio che ce l'aveva qua l'ammortizzatore integrato, ma l'onere del contendere era quello che questo era un peso aggiuntivo, ok? Però io dico, non si può, il regolamento fino all'anno scorso, no, cioè fino all'anno scorso, era che i pesi aggiuntivi sull'arco lungo si potevano inserire solo sulla parte inferiore del riser. Nella parte superiore non si potevano aggiungere pesi. Allora, è stato stabilito che questa sostanza di sposo ammortizzante era un peso aggiuntivo. Un momento. Peso aggiuntivo. Ragioniamo su questa parola, peso aggiuntivo. Se io tolgo dell'alluminio, peso specifico 4,5, e aggiungo qualcosa con peso specifico 3, ho messo del peso aggiuntivo? No. Non mi interessa, è peso aggiuntivo, punto. Questa è stata la risposta. Questa è stata la risposta. Va bene. Beh, sappiate che se voi togliete l'alluminio, al posto dell'alluminio c'è dell'aria e l'aria ha un peso specifico, ve lo assicuro. O se no mi hanno anche detto non arrampicarti sugli specchi. Intanto così mi viene l'occasione di farvi vedere come armare l'arco alla moda anni 80. Non l'ho inventata io, me l'hanno insegnata all'inizio degli anni 90, quindi ok. In alternativa potete anche fare più velocemente come faccio io, lo mettete nella scarpa, questo per evitare, perché in questo modo qua sicuramente piegate i flettenti, ok? Invece con la fettuccia assolutamente no, con la scarpa più o meno, però potete anche rovinare la scarpa. Un buon sistema per far vedere, ripeto, per fare vedere la tecnica corretta agli allievi, io vi suggerisco di usare una corda finta. Ad esempio potete utilizzare per legare i bagagli da 6 mm. Perché usare questo? Perché così potete far vedere la tecnica agli allievi senza diventare stupidi con un arco, quindi potete far vedere gli ancoraggi, ok? Li rilasci. Quando l'ho fatto per la prima volta su YouTube questo, ci sono stati una shitstorm sul fatto che io rilasciavo vuoto. Non l'avevo seguito. Va bene, comunque l'idea migliore ovviamente è questa, no? Quella di avere a mano. Nell'arco nudo, al contrario di cosa si dice per l'olimpico, ma ne parleremo più diffusamente anche dopo, non è la vecchia moda che forse avete sentito tutti, perché qua abbiamo tutti i fasciste, forse escluso qualcuno, che si diceva una volta metti la vaselina, metti l'olio, la mano deve andare da sola al punto. No, non funziona, scordatelo. Mettete qualcosa che non scivola e cercate la posizione. Adesso vediamo come cercarla. Quindi la posizione deve essere questa, ok?
e poi lasciamo andare. E poi, come dice il mio collega, ora collega, prima grande maestro Vincenzo Scaramuzza, il polso si deve rilassare all'istante, in questo modo qua. Quando i vostri allievi sanno fare questo, sono avanti. Ok? Poi vedremo. Vedremo bene. Sembra che il tiro con l'arco nudo sia, scusi, anche questo, ma non è solo questo. Andiamo avanti. Posiziona le dita sulla corda tra la seconda e la terza falange con grande attenzione sui punti di contatto, patella e fate un preciso strimbocchi. Ovvio, no? Questo non c'è dubbio. Quindi cosa vuol dire? Questa posizione, questa è la posizione migliore per effettuare lo stream, questa è la posizione migliore. Posiziono e poi vedremo come fare. Un preciso strimbocchi. Lo stream deve essere super preciso. Io vi consiglio di usare un serving non di colore uniforme, perché poi tirata la prima freccia, specialmente nel tiro di campagna, questo capita nell'arco nudo. Allora, chi è olimpico qua alzi la mano, chi è olimpico con palmo. Perfetto. Allora, tirate una freccia nell'altere fit, tirate una freccia appena fuori il 5, clic, clic. Fate clic clic per andare nel 6, tutti, benissimo. Ma perché l'arco nudo non lo deve fare? Se va, no, di nuovo la patelletta, e cosa fate con la patelletta? Mezza cucitura, un pelo di cucitura, ma l'avete messa sempre nello stesso modo? Allora, fate attenzione sulla corda dove avete fatto il primo, sulla corda qua, benissimo, 4 alto. Quando vado a metterla mi ricordo dov'era e mi sposto sulla corda adeguatamente. Questo è molto importante per la precisione, eh? È molto importante. Quando sapete tirare bene, questo è molto importante, esattamente come fanno olimpici con palmo, no? Clic, clic, fanno due clic, a parte che due clic non hanno spostato niente, ma clic 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 nelle loro opportune osservazioni durante la pratica hanno stabilito che 4 clic, 5 clic sono sufficienti, quindi di conseguenza così agiscono. La stessa cosa deve funzionare con l'arco nudo. Non è solo una questione di patella, ma proprio dove andare a prendere la corda. Come prendere la corda? Sempre nello stesso identico modo. Alzo l'arco inspirando. Inspirando vuol dire inspirando. Posiziono in linea col bersaglio leggermente più alto delle spalle. Cerco di ruotare il gomito dell'arco guardando solo il centro del bersaglio. Rilasso e tengo rilassato tutte le dita della mano dell'arco che rimangono avvolte all'impugnatura. Rimangono avvolte all'impugnatura. Germano, perché vedo gente che tira così con la gomito? Io non glieli faccio usare. Oh, nessuno, però sono tutti così. Come gliel'avete insegnato al corso? La mano deve stringere l'arco con un grappolo duro. Dopo 10 anni che tirano è sempre così. Ma invece tenere la mano, diciamo, appoggiata all'esterno della mano. Allora, tutto può essere, non dico di no, tutto può essere, però io ripeto, se noi riusciamo a fare le cose semplici sono enormemente più ripetibili che mettere le dita lì, perché le dita lì possono creare comunque leve, così non creo nessuna leva e il punto di pressione, che è quello che mi interessa,
riesco a posizionarlo sempre allo stesso punto. Il punto di pressione, che non è il punto pivot, il punto pivot è qua. Il punto di pressione deve essere più vicino possibile al punto pivot, tanto per cominciare, nell'arco nudo. E soprattutto deve avere una superficie limitata, il più possibile limitata. Lo sanno bene i compound. D'altronde i compound non ce l'hanno l'impugnatura, l'hanno ben tolta, si sono accorti. I primi compound avevano l'impugnatura come l'olimpico. Poi si sono accorti che qualcosa non funzionava. Cioè meno superficie, meno leve, meno torsione. La stessa cosa è molto importante nell'arco nudo. È molto importante nell'arco nudo perché noi non abbiamo la stabilizzazione. Non avendo la stabilizzazione non abbiamo inerzia. L'inerzia è una forza, lo dico, avete studiato alle medie, l'inerzia è una forza che si oppone all'accelerazione. Poi, quando voi siete in questa posizione e rilasciate, l'arco da che parte va? Mentre la corda spinge la freccia. Lo vedete, no? Se io lascio andare, viene verso la mia mano. Nonostante i filmati possano dire il contrario, ma mentre la corda spinge la freccia, l'arco spinge contro la mia mano. E porca miseria! Cioè preme contro la mano mentre la corda spinge la freccia. E se lì ho levi o torsioni, la corda, la freccia non si distaccherà dalla corda mai nello stesso punto. E quindi il suo volo sarà cortico e la relativa rodata sarà cortica. Ahimè. Quindi capiamo l'errore, come è composto l'errore, per le opportune contromisure. Semplice. Quasi appoggiate all'impugnatura, così. Quando lascio andare, succede questo. Appoggiate, rilassate. Difficile? Ah, cos'è difficile? E come? È difficilissimo, non difficile. È difficilissimo. Uno solo vince, eh. Tutti gli altri piano piano. Però voi dovete sapere come far vincere. Certo che è difficile, non tutti ce la faranno. Sono in pretrazione. La punta della freccia è posizionata sul centro del bersaglio, ma assolutamente non a fuoco. Ragioniamo su questo punto. Posizionata sul centro del bersaglio, non è detto. Può essere anche posizionato in un altro punto. Però dovrà essere sempre lo stesso punto. Perché dovrà essere sempre lo stesso punto? Perché quando io, abbiamo visto prima, all'altezza delle spalle, quando andrò in ancoraggio, vedremo, allora sì, la punta dovrà andare nelle vicinanze del centro. E questo movimento dovrà essere tale come un passo di danza. Vedremo, sono in questa posizione, vedremo poi perché volterò la testa, come un passo di danza. Poi qua faremo altre cose, altri contenuti che vedremo, e poi la freccia partirà. Controllo velocemente la proiezione della corda sul riser e la mano dell'arco, che deve essere completamente rilassata, la testa immobile, gli occhi ambedue aperti. Controllo la proiezione della corda in pretrazione. Perché lo faccio? E non in ancoraggio come fanno gli olimpici. Ma gli olimpici si sa, no? Vedono la corda mentre mirano, perché la vedono a destra della diotra, ovviamente. Perché sono messi in questa posizione. Se chiudi l'occhio però la vedi. Certo, però la vedi. Ma l'arco nudo in questa condizione, se o si mette in questo modo o se no non può farlo. Ma anche qua io vi consiglio, siccome questo è un aggiornamento, no,
vi consiglio anche in questo, in questa occasione, in questo passo della sequenza, in questo passo della sequenza, che ne so? 9,45. 32. Anche in questo passo della sequenza, semplicità. Semplicità. Allora, come posso io essere, rendere semplice le mie cose? Se sono in questa posizione e so che la testa deve stare ferma, qual è la posizione migliore? Questa. L'ho girata. E non l'ho più mossa. Se io devo già andare a fare questa posizione, ma sono sicuro che l'angolazione sarà medesima, sarà la stessa? Non lo so. Non credo. Non credo proprio. Perché questo? Perché se è vero come è vero, se è vero come è vero, che miriamo con la punta della freccia e non andate a cercare altre rogne, breast, altri puntini, la punta della freccia va benissimo, non vi... è perfetta, ma vedremo la strategia di mira più conveniente, la vedremo. Ma è un unico punto, no? È un unico punto. Cosa dice la geometria? Che da un unico punto passano infinite rette. E qual è quella giusta? Tutti noi conosciamo il fucile. Il fucile ha un mirino sulla volata dove esce il proiettile e poi c'ha una diotra sulla culatta. Perché se ne mettono due? Perché da due punti, sempre la geometria ci dice che passano un'unica retta. Se quella retta che passa fra i due punti, diotra e mirino, questa retta andiamo a metterla sul centro, siamo sicuri che il proiettile va sul centro. Ma noi un unico punto, qual è la nostra diotra? È il nostro stesso occhio, la nostra testa. Ecco perché la testa è la diotra del fucile. Ma voi tirereste mai con un fucile la cui diotra non è ferma? È impossibile fare centro. Magari sì, però sareste un orologio rotto, perché un orologio rotto fa l'ora esatta due volte al giorno. Ma noi all'arco nudo serve guardare l'orologio, non si sa quando, e dare l'ora esatta, quando è il momento giusto. Ok? Andiamo avanti. Ruoto la testa all'indietro per estendere la spalla dell'arco e percepire l'inizio del trasferimento ai muscoli dorsali da parte della corda. Dalla parte ovviamente della corda. Allora, qual è il problema? Allora, qual è il problema? C'è ancora un problema? Facciamo un passo indietro. Qual è il vostro target? Il 95% del vostro target allievo ha più di 50 anni. Cioè, come va? Più o meno. Vabbè, se siete fortunati, se avete qualcuno giovane. Sono anche giovani. Molto bene. Certo, però basta guardare gli iscritti Fitarco. Io sì, certo. Quello è. E quello è. Non gli iscritti Fitarco, i praticanti. Quindi i praticanti che fanno almeno due gare. Ahimè. È così. Quindi c'è difficoltà sugli allineamenti, specialmente c'è difficoltà su allineare questa spalla e tenerla estesa durante la trazione, perché ricordatevi che la buona tecnica dell'arco nudo prevede che la spalla dell'arco sia estesa e mantenuta estesa durante la trazione, deve essere estesa e mantenuta estesa durante la trazione, questo per avere dinamicità nel tiro, perché se io la faccio tenere indietro, questa diventa una leva, questa diventa una leva rigida e quando rilascio questa non funziona, deve essere dinamica verso il bersaglio, quindi estendo la spalla dell'arco, la mantengo estesa durante la trazione. Non fatelo, questo mi viene solo per didattica, c'ho problemi a estendere, allora cosa devo fare? Estendo ruotando la testa, estendo
ritorno con la testa estesa e rilascio, unicamente per quello. Lo faccio senza estendere, benissimo, qual è il problema? Non giro la testa, non è un problema, giro la testa, vedete, estendo, ruoto di nuovo e tiro. Perché questo? Perché vi ricordo che i muscoli dorsali si attivano solamente se ho il gomito a 90 gradi. Se io non ho il gomito a 90 gradi, né prima né dopo posso utilizzare i muscoli dorsali. Ok? Quindi solamente, vi siete mai chiesti perché gli arcieri top fanno questa protrazione? Nozziga, Esposito, Seimandi, chi più ne ha più ne metta, guardano sopra, sotto, fanno cose strane, magari che non riuscite a capire, però la protrazione è questa. È vero o no? Avete notato questo? Vi siete mai chiesti perché è un pezzo come quello di Berti? No, perché questa protrazione, guarda un po', il mio gomito a 90 gradi. Ok? Il mio gomito a 90 gradi. Innesco i muscoli dorsali. Tricipite, trasferimento, rilascio. Chi è che... Questo ha a che vedere il curvo. È molto più facilitato. Anzi, il ricurvo può addirittura intravolutare la spalla. Poco può farlo. L'arco nudo assolutamente lo fa. Poco. C'è chi lo fa tanto e probabilmente ha interpretato male alcune nozioni. Se lo fa male, se lo fa male. Infatti. C'è un compagno a me, no? Che ti ha qualcuno nudo e che viene dal compound, no? E mi dice, io quando vado in prestazione ruoto la spalla, la incasso come quando faccio col compound, io arrivo, no, guarda che non vuol dire che ne viene in velocità, però si trova bene così, e c'è quello. Si fa male però, non è bene. L'implementazione può bene, ecco. Rispetto a non è bene, perché col compound c'ha 16 libre. C'ha 16 libre, okay. 18, se proprio c'è un top alto. L'arco nudo è 30-35, non è una e che comunque bisogna essere dinamici, perché sennò ti faccio una domanda. Ma c'è un tuo allievo che tira con me che mi dice che durante la trazione ha dolore sulla parte della trazione. Ma che cosa? Perché quando fai gli esercizi così non sente niente. Prende l'arco, va indietro. E dice che è sempre male. Ma probabilmente non ruota abbastanza. Cioè, bene la posizione probabilmente non ha la posizione a 90 gradi. Ma no, probabilmente non ruota un pochettino, facciamolo un tutto. Perché il problema è fare questa rotazione. Avere una rotazione del cingolo scapolare. Però ha detto anche che se passa da sotto. Non è questo dolore. Certamente, ma io infatti consiglio a tutti di passare da sotto. Non so se hai visto. Sì, ho visto che lo fai questo lavoro. Che passa da sotto, assolutamente. Assolutamente. Quindi questo favorisce la rotazione. Favorisce la rotazione e soprattutto, come vedremo, perdi. Non anticipi la mira. Perché non la guardi la punta. Certo. La punta deve tornare lì. Punto. Poi dopo vediamo i contenuti da metterci. Assolutamente. E percepisco l'inizio del trasferimento, quindi sono in questa posizione. Ammesso che io faccia una protrazione lunga, in questo modo, inizio a percepire. Dopo, quando vado in ancoraggio, devo scaricare il tricipite, ma come dico, la tecnica moderna, e poi sotto carico è molto più difficile, ma l'importante è avere l'idea, perché l'idea allinea l'idea.
Qualcuno vuol venire a sentire la mia schiena? Per farsi un'idea? Dai, non siate timidi. Non siate timidi. Metti la mano aperta sulla mia scapola. Un po' più su, sulla scapola, così. Ok, così. Perfetto, allora sono in questa posizione. Ora inizio, inizio, solo inizio, perché devo solo iniziare. Ecco, la percepisco, e poi vado, e poi si abbassa, e poi tiro. Riproviamo? Sì. Altezza degli occhi, inizio, con questo è il movimento da fare, sentirla e poi scaricare il tricipite, così, abbassare, si abbassa la punta della scapola e parte. Parto, sì. Non è successo ancora niente, ora inizio a percepirla, solo se ho il gomito a 90 gradi. Sì. Ok, poi tricipite, scarico sui dorsali, abbasso la punta, mira e rilascio. Bene. Quindi durante la, dopo che sei arrivato in ancoraggio abbassi la punta del gomito? No, la punta del gomito e lì non c'è nessun bisogno di abbassarla. Io posso stare tranquillamente in questa posizione. L'importante è che arrivati in questa posizione io già inizio, devo iniziare il dorsale, perché poi con la fine della trazione non solo il tricipite e il deltoide che tirano, ma devono essere anche un minimo i muscoli dorsali. Un minimo, è molto importante, perché basta poco per ottenere l'allineamento sul punto di spinta, che è quello che ci serve. L'arco nudo non sarà mai un allineamento geometrico, scheletrico, come il come l'orizzonte. Non sarà mai, ma dobbiamo mettere in linea spinta e trazione, solo muscolare, il più possibile. La forza di spinta e la forza di trazione su un piano verticale. Sono due vettori, forza resistente e forza di trazione. Dobbiamo riuscire, ovviamente, spostando un pochettino all'indietro, quindi con i muscoli della schiena, riuscire a metterli tutte e due, resistenza e trazione, su un unico piano. Un unico piano. Quest'unico piano, teoricamente, dovrebbe essere al centro. Se qualcuno mi guarda di dietro, la proiezione della corda al centro dei flettenti deve corrispondere col centro del bersaglio, tutte cose che sapete alla perfezione, però non è mica detto, non è mica detto, perché io posso ottenere un allineamento corretto sul mio punto di pressione leggermente sfalsato, che però non mi fa provocare torsioni. Quindi non andiamo a cercare la perfezione sulla carta, ma dobbiamo andare a cercare volta per volta, a seconda che abbiamo di fronte, quello che ci è più conveniente. Ecco dove avviene una personalizzazione. Ok? Quindi noi incaponiamoci, ma la presenza della corda al centro dei flettenti deve essere esattamente sulla X del giallo. Non ce l'hai, tutto da rifare. Vieni, calmo. Si costruisce l'arciere piano piano e piano piano la rodata si deve restare. Certo. Oh, siamo ancora distanti. Ritorno con la testa in posizione di tiro e completo la trazione mantenendo estesa la spalla dell'arco, espirando leggermente. Le dita della corda si rilassano leggermente e con loro anche il dorso della mano. La testa è rimasta immobile dalla pretrazione all'ancoraggio e la mano dell'arco è ancora rilassata. Quindi molto importante, la mano dell'arco ancora rilassata. Tutte le dita rilassate. Ma già le sapete. Raggiungo l'ancoraggio perdendo di vista, seppur in visione secondaria, la punta della freccia. Guardo solo il centro del bersaglio,
per evitare di perdere tensione, concentrazione e allineamento. La punta della freccia, sempre sfocata in una sorta di passo di danza, sempre con lo stesso ritmo, dopo essersi abbassata, è ritornata nei pressi del centro del bersaglio appena raggiunto l'ancoraggio. Qualcuno deve morire. Allora, guardate la... Sono in questa posizione. Mettiamo che il centro sia qualcosa di vero, non è importante. Guardate solo la punta della freccia. Sono in questa posizione. Contenuti, rilascio. Avete visto, si è abbassata e si è rialzata. Quello dovete fare. Quindi è deleterio, punta nel centro, la tengo nel centro fino all'ancoraggio. Questo assolutamente non ve lo consiglio. Non tanto per un problema di effimera precisione, ma soprattutto è l'anticamera dell'anticipazione. Che è il mostro che avete sulle vostre spalle che vi può uccidere all'istante. E assolutamente bisogna avere, l'arco nudo deve avere da subito le contromisure. Le contromisure dell'arco nudo sono: non guardare la punta della freccia se non al momento opportuno, ma vederla, guardare, vedere. La vedo ma non la guardo, la vedo ma non la guardo. La punta della freccia sempre sfocata in una sorta di passo di danza, sempre con lo stesso ritmo, dopo essersi abbassata è ritornata nei pressi del centro del bersaglio. Perché nei pressi? Perché non devo collimare, l'arco nudo non collima. Io vi scongiuro, volete vincere, volete far vincere, insistete affinché l'arco nudo non collimi. Se collima è morto. O finché dura, fa per dura. Ma non dura, ve lo garantisco. Allora, si contano sulle dita di una mano, o forse anche una mano morta, archi nudi che sono durati 20 anni. Forse ce ne 3, forse 2, non sono io. Quindi posso dire di saperla lunga. Poi magari tutti parlare è facile per tutti, però le hai vissute queste cose? Le hai fatte? E allora come le hai sapute? Ok, non cerco di mettere a fuoco la punta della freccia, né tantomeno di collimare. La testa è rimasta immobile fin dalla penetrazione. È logico che la testa è rimasta immobile fin dalla penetrazione, no? Perché è la nostra diotra e non si deve più muovere. Dalla penetrazione al rilascio. Miro, in qualche modo miro, no? Come miro lo vedremo. La sensazione dei contatti al viso è ottimale. Ciao, ciao, scusate. Ciao. La sensazione dei contatti al viso è ottimale. Allora, mi fermo un attimo. Cosa c'è dopo? Croce qua. Allora, affronto subito un argomento, poi facciamo una pausa. Però voglio affrontare subito un argomento interessante. Ancoraggio. Che ancoraggio ho nell'arco nudo? Ecco, che ancoraggio ho nell'arco nudo? Allora, anche qua mi sento di darvi qualche consiglio. Come per tutte le altre cose, anche l'ancoraggio, che comunque è una scelta veramente basilare, se non epocale, perché è la cosa più difficile poi da cambiare. Però io vi consiglio veramente di scegliere un ancoraggio, o di far scegliere un ancoraggio al vostro allievo il più possibile semplice. Qual è l'ancoraggio più possibile semplice? Non solo semplice, ma anche
abbastanza basso, perché voi sapete, no? Come funziona lo string vaulting. Più scendo con la corda e più l'arco ruota verso il basso. Quindi la parabola si abbassa, più salgo con la corda, più l'arco si alza e quindi la parabola si alza, vanno più distanti. Quindi vanno più distanti, vanno più basse. Nel face walking è al contrario, più mi abbasso, più vanno distanti, quindi più mi abbasso sono obbligato a alzare l'arco, più mi alzo, più sono abbassato a abbassarlo. Ok? Apposta l'olimpico, ce l'ha qua, non ce l'ha qua. Ciao. Qual è la condizione migliore? La condizione migliore è quella di avere un ancoraggio simile all'olimpico, che è questo. Questo qua. Perché questa è la soluzione migliore? Perché il mio problema, il problema dell'arco nudo, è quello di non avere possibilità di avere variazioni sul piano verticale. Perché ogni millimetro che io sbaglio sull'ancoraggio è un millimetro sullo string vaulting. Quindi mi sbaglio di 2 mm e ho sbaglio di 5 metri, per dire. E tante volte si chiedono perché le frecce sono andate alte e sono andate basse. Ma siamo sicuri che questo abbia fatto un ancoraggio uguale tutte le volte? Non lo string. Per quanto io faccia accurato lo string e poi non faccia un ancoraggio accurato, e sono rovinato. Ovviamente. Quindi la condizione migliore è osso del pollice sotto l'osso della mandibola. Anche un pochino più avanti, non importa. Questo mi permette oltretutto di arrivare a distanze lunghe con bassi vibraggi. Una volta si diceva sotto lo zigomo, oh ma sotto lo zigomo, indice sotto lo zigomo, indice all'angolo della bocca, tutte cazzate! Tutte cazzate, tutte cazzate, tutte cazzate. L'errore più grosso che potete fare al vostro allievo è dirgli dove deve ancorare. L'ancoraggio gli deve venire, non tanto per una questione economica o biomeccanica, ma per le misure antropometriche che sono diverse da ognuno di noi. Ognuno di noi ha un braccio e braccio diverso, quindi dove allungherà? Allungherà in modo tale. Allungherà in modo tale, questo lo dovete verificare poi voi, come farlo allungare, in modo tale di avere un allineamento consono al suo tiro. Il mio allineamento è questo, perché il mio allineamento è questo che mi permette di essere muscolarmente allineato. Ma ciò non vuol dire che potrei essere più così o più corto. Ok? Purché sia ripetitivo, insomma. Purché sia ripetitivo, ma se è semplice ti assicuro che diventa ripetitivo. Se è semplice. Praticamente è molto simile all'olimpico. Molto simile all'olimpico. Oramai tutti, lo vedete dai filmati, lo vedete, oramai c'è talmente tanta mediaticità sul tiro con l'arco che nessuno può venire qua a contare le sue balle. Si vede, una volta si usava il poggiamento, adesso nessuno usa più il poggiamento, no? Il poggiamento si usava, è stato inventato il poggiamento per arrivare a 90 metri, perché si poteva alzare e abbassare, quindi addirittura potevo avere la mano qua così, per arrivare a 90 metri con le frecce d'alluminio. È logico che usavo il poggiamento, tanti usavano il bottone della camicia per arrivare a 90 metri, ma parliamo degli anni 70. Noi che abbiamo fatto in vita, perché oltre ad avermi fatto con l'olimpico, che ho iniziato l'olimpico, ho fatto in vita anche con l'arco nudo, perché una volta non c'era niente. Quando alla fine degli anni 90 ho deciso di tirare l'arco nudo, nessuno mi aveva detto, era la mia società, non c'era internet, non c'erano riviste, non c'era niente.
siccome nessuno mi aveva detto che esisteva il tiro di campagna, io cosa facevo d'estate? 900 round e fita. E partì ad arrivare che siccome l'arco nudo doveva tirare 90 metri, ho dovuto farmi un arco per arrivare a 90 metri. Non so se conoscevi Pippo Impera. Sì. Ecco, io ho cominciato nella sua società. E c'ho un paio di flettenti per te. Poche libere. Ah, grazie. Sì, sì, con questi vai bene. Allora, 66 Holt Gold Medalist in legno, 66-43. Basso libraggio. I libraggi erano quelli. Io ho cominciato con un 40 libbre, e difatti tenerlo era un problema. Ti dicevano tutti, prendi 40 libbre, 40 libbre, prendiamo 40 libbre. 66-43. Mamma mia, e quello mi ha destabilizzato, veramente. Ecco, un'azione del genere mi ha portato a essere consapevole della mia inutilità nel mondo dell'arco. Quindi io posso dirvi, a me ha dato questa, cioè io dovevo, che dovevo fare? Andare in palestra, cioè dovevo, non so, io sono sempre stato gracile, brutto, grasso e cioè senza muscoli, zero. Cioè, non è, questo veramente ha portato a essere, a entrare in un loop che non potevo, no, non fa per me. Oh, questo tenetene conto, perché non mi è venuto in mente di dire che cazzo stai facendo. No, la cosa era mia, era mia che ero stupido. No, perché dovete mettere in conto quello, il neofita, creda tutto cosa vi dite. E alla fine ero stupido, ero io che non ce la facevo. E ha detto, vabbè, non vado in bicicletta. E invece poi quando sono andato a comprare un paio di flettenti da 30 libre, 68-30, porca miseria, mi si è aperto davvero un mondo davanti a me. Un mondo, mi si è aperto un mondo. Almeno gli indoor li potevo fare. E sono diventato bravo negli indoor. Ho fatto molto bene. Quindi occhio a tutte queste cose qua, a chi avete di fronte. Non dovete standardizzare proprio tutto. Anche se comunque dovete avere comunque una metodologia. Quando io ho cominciato a tirare con l'arco, io ho avuto... Il mio problema è stato che nessuno mi insegnava niente, quindi ho provato mille cose. E ovviamente nel 99, quando ho fatto la mia prima gara indoor, utilizzavo la patellezza da olimpico e il poggiamento lo mettevo qua al posto dell'indice. Mi veniva bene perché sentivo il poggiamento qua e quindi ero messo più o meno come quello olimpico e tiravo tranquillamente e 480 punti li facevo nell'allenamento. Guardando le classifiche con 480 punti, se non vincevo tutte le gare, ci mancava poco. Peccato che il giorno prima della gara mi dicano la patelletta per olimpico non la puoi adoperare. Non era vero, non era assolutamente vero. Potevi adoperarla come? Perché il regolamento prevede che la patelletta da coluto abbia una piastra metallica a scopo di ancoraggio. C'è proprio scritto così, testualmente. È consentita sulla patelletta una piastra metallica con lo scopo di ancoraggio. C'è scritto proprio così, testuale, quindi potevo utilizzarlo. Peccato che quando sono andato a fare la gara, ho fatto la mia prima gara con una patelletta normale, non ci capivo più niente, ovviamente, non ci capivo niente. Quando sono arrivato con l'arco nudo, c'erano tutti gli arcieri delle Alpi, io ero del sentiero selvaggio al tempo. Ferro tira con l'arco nudo, andiamo a vederlo. Allora, prima freccia dei tiri di prova, ho piantato la freccia nel tabellone della pallacanestro. Lo sto scherzando. E vi spiego anche perché. È stata piantata lì, era sabato pomeriggio, quindi era il primo turno, nel tabellone della pallacanestro è stata piantata. Nessuno aveva una scala, è stata lì fino alla domenica sera. Tutti a chiedere di chi era quella freccia.
Allora, se io ho superato questo momento, che vi assicuro è stato un momentaccio, se sono riuscito a superarlo, non potevo che fare bene. Non potevo che fare bene, vi assicuro. Pam! A Moncalieri, quando si faceva la gara lì nella palestra delle scuole medie. Prima gara, la gara di Moncalieri, la prima gara, 16 di ottobre. Lo ricordo ancora. Nel 99. 370 punti. Maledizione. Okay. Vabbè. Vabbè, no, per arrivare a dire cosa, che poi facciamo, prendiamo un caffè. Per arrivare a dire cosa, che comunque poi ho studiato, ho cercato di capire, un sacco di gente sembrava che la sapeva lunga, ma non la sapeva ancora. E cercavo di assimilare, però poi mi accorgevo che comunque avevo avuto un minimo di istruzione, l'avevo avuta, no? Poi da questo Pippo Impera, era comunque un allenatore, era comunque una persona un po' burbera, un po' stronzetta, diciamo così. Però alla fine le cose le sapeva, sapeva le cose degli anni Ottanta, però alla fine le cose le sapeva, non è che non le sapeva. E poi ho avuto ancora una fortuna ancora più grossa, che io abito vicino a Antonio Laika. Antonio Laika. Io cominciavo. Abito vicino. E quindi abbiamo avuto uno scambio di informazioni enorme e quindi ho questa fortuna di essere amico, amicone, anche perché gli aggiusto il computer e quindi di conseguenza, di conseguenza sono amicone di Antonio Laika tirava strambino nel 72, quando nel 74 io ero strambino, lui tirava lì sotto, giù dalla un campo lì vicino alla stazione e c'era e avevano cominciato allora con questa compagnia che aveva sotto là Beccati Giorgio che voleva fare star con nudo però quello ce l'avevo poi sono andato a lavorare all'Olivetti dove lavorava lui pensa che com'è il mondo vabbè ho questa fortuna anche di aver avuto questa persona veramente in gamba, che mi ha insegnato tantissime cose. E quindi mi ha permesso comunque di evolvere rapidamente. Tanto rapidamente che nel 2003 ho fatto 560 punti. Nel 2003. Però con una tecnica mia, un po' mischiando olimpico al comune. Perché cosa facevo io? Avevo piegato la patelletta per non fare, ti spiego solo come avevo personalizzato la mia tecnica. La patelletta AF classica, avevo piegato questa piastra, l'avevo piegata in modo tale da sentirla qua così. E cosa facevo? Interessante, perché poi funzionava. Prendevo la corda, arrivavo qua, sentivo un pre-kick, tiravo, quando toccavo un angolo, la corda toccava un angolo, mollavo. Sì, arrivavo da Olimpico, quello sapevo fare. Ma perché non era corretto così? Benissimo, per l'amor di Dio, era corretto. Era corretto, tant'è che ho fatto tanti punti. E con questo sistema nel 2004 ho vinto la Coppa delle Regioni, ho vinto la mia gara alla Coppa delle Regioni e subito dopo ho fatto i 1250 punti senza il 6 che permettevano di andare in nazionale. E difatti nessuno mi diceva tiri tutto chiuso ma vanno tutte dentro. E chi ti tocca a te? Finché dura fa verdura. Però a un certo punto non ha più funzionato. Ahimè, a un certo punto non ha più funzionato. E ci sono stati dei momenti, per l'amor di Dio, alterni, però
dei momenti in cui non riuscivo a fare 500 punti indoor, dei momenti in cui nel tiro di campagna scomparivo, e in altri momenti invece qualcosa sortiva fuori. E questo fino al, questo è successo fino intorno al 2013-2014. Mi sono dato per finito come arciere, ho detto, boh, quello che ho fatto l'ho fatto, l'ho fatto di cosa, ho fatto tanto. Quindi mi sono iscritto alla FIAR, ho detto mi rilasso un pochettino di più, intanto sono allenatore, sono docente, io voglio studiare su di me un metodo standard che posso esportare. Questo è un passo importante per essere arciere, ma soprattutto per essere divulgatore, per essere formatore su un sistema esportabile. Perché io non posso venire qua a raccontarvi come funziona su di me, perché vuoi dire, funziona su di me, quindi no. Io ho voluto provare, quindi rivoluzionare il mio tiro, rivoluzionarlo completamente. Dove? Io ero così, così. È un'altra roba, eh? Rivoluzionare completamente il mio tiro e renderlo esportabile. Prima di uscire su di me e poi provare sugli altri. Ok? E questo ho fatto in tre anni di, ahimè, alti e bassi, fino a riuscire ad andare di nuovo in nazionale, di nuovo a vincere e soprattutto aver esportato sugli i miei allievi, io ho portato i miei allievi in nazionale, ho portato i miei allievi a fare 540 punti. I dati, carta canta, 100%, il 100% di chi mi ha seguito ha fatto, è andato in nazionale, ho fatto 540. Quindi vuol dire che il metodo è esportabile ed è un metodo super standard, super classico, ma non solo la tecnica, che tutto sommato è inattaccabile, il fatto che sia esportabile, ma soprattutto la strategia e la strategia di mira, da abbinarli assolutamente. Cosa che vedremo tra 10 minuti. Allora noi, abbiamo visto, non cerco di mettere a fuoco la punta della freccia, né tantomeno di collimare, la testa è rimasta immobile fin dalla pretrazione. La testa è rimasta immobile, schierata. Non cerco di collimare. Cosa vuol dire non cerco di collimare? Vuol dire che guardo il centro del giallo, guardo la X del giallo, guardo l'atomo, guardo il leptone, guardo il quark. Devo essere concentrato là, tutta la mia attenzione è dove voglio che vada la freccia. Io vorrei che questo concetto diventi un mantra per voi, perché non a caso esiste il tiro istintivo. Molto spesso chi fa tiro istintivo, io ho parlato con tanti, adesso magari fare dei nomi che non conoscete è inutile, però ho parlato con gente proprio che ha fatto del tiro istintivo il suo modo di essere, no? Di tirare, quindi proprio di non guardare niente, come se io indico qualcosa e alla fine questa cosa va. Comunque ne parleremo più meglio, cos'era il mio istintivo. Non hanno tutti i torti, attenzione, non hanno tutti i torti, non sono tutte cose strane, ma sono cose che noi abbiamo nel nostro DNA, abbiamo questa facoltà, no? Abbiamo questa facoltà. È un po' come
qua abbiamo visto che c'è gente che tira compagno e sappiamo benissimo come funziona una strategia di mira compagno. Adesso la semplifico tantissimo questa strategia di mira, però sappiamo che il compound per essere performante, una via di essere performante è quella di usare surprise release attivato dalla protection. Ok? Quindi rilascio sorpresa con attivazione dorsale. Quindi io ho un rilascio sorpresa, un rilascio a rotazione, un rilascio a incremento, quello che vogliamo, nel quale l'idea di base sarebbe a sorpresa, cioè che io non so quando partirà la freccia, non lo so, perché io attivo i muscoli dorsali, sono in questa posizione, attivo, sia che sia a incremento che sia a rotazione, con l'indice, con, stringendo il pugno, ci sono tantissime attività che mi permettono di far scattare questo benedetto sgancio meccanico, ma in modo a sorpresa, non so quando. Allora, se è vero come è vero che quel pin a 18 metri entra e esce dal 10, perché entra e esce, io saprò la porra di otra che mi aumenta, però non lo tengo fermo lì, nessuno può farlo. Quindi entra e esce dal 10 e non so quando partirà la freccia, voi mi dovete spiegare come sia possibile che faccio tutti i 10. Vuol dire che c'è qualcosa nostro, c'è qualcosa che effettivamente fa funzionare questo in modo molto subconscio. Ok? Quindi quando entra e esce, però vanno nel 10, vuol dire che il mio subconscio ha una velocità d'azione molto importante di autocorrezione immediata nel momento giusto, nel punto giusto. E capita così, no? Vedremo poi quando parleremo della mira che questa frase un po' di tutti i grandi top coach mondiali, che la mira accade. No, la mira accade, ma dobbiamo lasciarla accadere, non dobbiamo andare a cercarla. Ok? Dobbiamo incrementare questa nostra facoltà che già abbiamo. Abbiamo questa facoltà, dobbiamo solo innescarla nel modo giusto, quindi è giusto anche per l'altro numero, ancora di più per l'altro numero. Cioè, ciò che facevi tu prima quando ti arrivava la corda? Più o meno, io lo facevo inconsapevolmente, ma siccome io sono anche curioso, io voglio capire cosa sta succedendo, perché questa cosa funziona, da dove scaturisce questa cosa. Allora, mi hanno un po' aperto gli occhi questi tiratori di lombò, questi forti tiratori, che non si capisce come mai. No, c'è un perché. A tutto c'è un perché, che va opportunamente stimolato. Ma andiamo avanti qua, perché sulla mira il carne al fuoco ne abbiamo poi da mettere e andremo poi minuziosamente a vedere cosa succede, perlomeno per quanto riguarda l'arco nudo, poi per gli altri. Sento, e abbiamo visto, no? Chi è venuto qua ha sentito che la scapola della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale. In effetti deve essere una sensazione di espansione più fisica, più che fisica e virtuale, sempre guardando solo ed esclusivamente il centro del bersaglio. La mia concentrazione è solo sul centro del bersaglio, l'avambraccio della corda è completamente rilassato. Qua dobbiamo fare attenzione, come sappiamo. No, dorso della mano rilassato, avambraccio catena, muscoli zero. Per l'arco nudo è importantissimo, ancora più importante che per gli altri. Ora miro, sono in apnea, la punta della freccia è completamente sfocata e in visione secondaria e posizionata sulla destra del centro in modo fluttuante. La messa a fuoco è sul centro del bersaglio, così come la mia determinazione. Ecco, questo è il momento in cui io ho il massimo della concentrazione. Nella mia mente si forma la consapevole sicurezza che la punta della freccia si posizionerà automaticamente nel punto giusto al momento del rilascio. In effetti la mira cadrà inconsciamente in modo del tutto istintivo.
Questo il compound lo sanno fare alla perfezione, perché in quel momento lì sono sicuri che questo accadrà. Se non hanno questa sicurezza, sono tutti noti. Tutti. Chi fa 9 col compound è perché non ha stimolato questa sicurezza. Parlo perlomeno di tiro tardo, che è un tiro più accademico. Invece nei tiri 3D e campagna entrano in gioco altri stimoli, altre facoltà. Dimmi. La punta destra del bersaglio. Ah, ecco, grazie di avermelo detto. Punta destra del bersaglio. Allora, anche lì dobbiamo personalizzarsela un po', no? Io consiglio sulla destra del bersaglio per arcieri destri, perché così vedo tutto il mio giallo. Chi preferisce tenerla sotto, chi preferisce coprirla leggermente, e parlo di grandi tiratori con cui io mi sono rapportato, no? Perché alla fine le cose che so non sono solo cose che sono scaturite dalla mia mente perversa o dalle mie elucubrazioni, no, è che no, assolutamente no. Mi sono rapportato con Giuseppe Simandi, mi sono rapportato con Daniele Bellotti, con Enrico Esposito e con tanti altri. Ho cercato di... non tutti ti dicono cosa fanno, cosa pensano, però c'è gente, una persona straordinaria con la quale veramente ho avuto nei raduni un rapporto eccezionale e abbiamo avuto le stesse identiche intuizioni, e questo ci ha portato a incrementare tutti e due i punteggi. Parlandone avevamo le stesse intuizioni sulla mira, le stesse percezioni e facevamo le stesse cose. Questa persona era Sergio Massimo Cassiani, una buona anima, ma forse il più grande tiratore italiano che abbiamo mai avuto, più forte veramente di tutti, perché un talento naturale su di lui straordinario, pur essendo proprio un cinghiale, un essere in mondo, però chi lo conosceva, con chi, io che ci ho parlato nei raduni, ci siamo scambiati informazioni, ma di una finezza, veramente che uno non lo direbbe, veramente una finezza molto sofisticata. E questo scambio di informazioni che porta ad elevare non solo a leggere dei libri e a pensare che una cosa vada bene, ahimè, così l'ho fatto solo Einstein. Non è, è molto più semplice rapportarsi con gli altri e avere un'idea generale. Nel mentre sento la giusta tensione dorsale dal lato della coda e penso di uscire da un ipotetico clicker virtuale in espansione senza effettuare nessuna attività di spinta e trazione. Perché questo è importante? Perché sono in questa posizione, questa è una posizione importante, perché io non devo né spingere né tirare, ormai l'ho fatto, ho tutta l'energia elastica potenziale che mi serve perché la freccia parte. Però cosa mi conviene fare? Pensare a un'espansione, ma senza attivarla effettivamente. Espansione, non faccio niente, ma questo mi permette di avere un perfetto follow through e soprattutto un perfetto allineamento. Quindi, un po' quello che fa l'arco olimpico, perché ha il click. Il click è mica da poco, Oltre alla stabilizzazione, ha questo contenuto importantissimo che gli permette di affinare l'allineamento e di avere un rilascio praticamente automatico. Sapete la storia del clicker, come ha funzionato? Il clicker è stato inventato negli anni 60. Sapevo il nome anche di questo signore, ma non è importante. Una volta il
si erano fatti 1000 segmentari i tiratori col mirino di avere sempre un perfetto lungo, perché dovevano tirare 90 metri. A 90 metri, 2 mm più o 2 mm in meno, ahimè, potevano fare una freccia alta o una freccia bassa. Addirittura cosa facevano? Mettevano una pila, un contatto e una lampadina, e quando la punta chiudeva il contatto si accendeva la lampadina, allora lo potevano lasciare. Finché uno dice, ma tutti sti ammendicoli, oppure uno specchietto, una scala graduata con uno specchio, in modo tale che io vedevo con lo specchio, vedevo quando arrivava il segno graduato potevo rilasciare. Però questo prevede un'elaborazione, no? Io devo elaborare una causa e quindi attivarne un effetto. Uno ha detto, ma tutti sti ammendicoli non servono, io metto una lamellina qua e quando la metto sotto la punta, così quando la punta esce sento questo click, costa pochissimo e mi fa conta misuratore da lungo perfetto. Peccato che istantaneamente tutti quelli che avevano questa lamella hanno aumentato i punti del 10%, ma sia i neofiti che i grandi campioni. E non si spiegavano il perché. Non si spiegavano il perché, perché anche gli altri avevano lo stesso allungo, lo stesso. Quindi c'era qualcosa di strano, Solamente 10 anni dopo, pensa, ripensa qualcuno, magari anche qualcuno che la sapeva lunga su queste cose qua, ha capito cosa succedeva effettivamente. Cosa succede quando io si accende la luce o vedo lo specchietto? Succede che il mio sistema nervoso centrale, benissimo, sono sulla linea, elabora l'informazione e dà questa informazione alle dita e le dita si aprono. Cosa succede invece col clicker? Che il click bypassa completamente il sistema nervoso centrale. È il sistema nervoso periferico che entra in gioco. Quindi io sono concentrato sulla mira e sull'allineamento, non mi preoccupo minimamente del click perché sono bravo e quindi io arrivo a un millimetro dallo scatto. Se voi guardate i filmati su YouTube dei grandi tiratori, e le vediamo adesso, dei grandi tiratori, non si vede neanche che c'è un'uscita del click. No, sono lì fermi. Poi a un certo punto è il clicker che sembra che si tolga di mezzo, perché sono proprio veramente vicini. Quindi c'è proprio un minimo di espansione, un minimo di perturbazione che permette di uscire dal clicker. Ma soprattutto questo clicker, siccome io non sono concentrato sull'uscita del clicker, ecco l'errore che fanno gli olimpici, sono concentrato sulla mira, avviene il clicker, ma il clicker farà rilassare le mie dita esattamente come un rilascio a sorpresa dei compound, nella stessa identica maniera. È il sistema nervoso periferico che farà aprire le dita. Io devo solo essere concentrato là sui miei allineamenti e sulla mia mira e la freccia partirà. E questo è il successo del clicker: bypassare il sistema nervoso centrale e utilizzare solo il sistema nervoso periferico. Ora ne sapete una più del diavolo. Tu sei pro o contro l'utilizzo di questi sistemi o simili nell'arco? Io sono contro questi sistemi nell'arco nudo, perché se uno non è capace di autoregolarsi su queste cose qua, non è fatto per utilizzare l'arco nudo. Deve utilizzare qualcos'altro, deve utilizzare l'arco olimpico, dove ci sono. Però ci sono grandi campioni che lo usano. Ma quali cose, scusa? Ammendicoli per poter tipo aggeggi sulla patelletta, oppure il dito mignolino, scolumbia. Sono abbastanza a favore. Io ho cercato di non utilizzare. Anche Daniele. Certo, io ho cercato di non utilizzare questo genere di cose, ma di trovare delle soluzioni più mentali. Perché alla fine è lì.
e sulla mia mente che io devo lavorare. E io sono abbastanza riuscito su questo, anche perché, porca miseria, è vietato. E io voglio anche, già che faccio sto mestiere, cerco di divulgare queste cose, ma le devo divulgare anche che siano vere, che siano... Vedremo poi quando parleremo di Panama. Cioè io devo essere anche un ambasciatore, almeno questo è il mio pensiero, un ambasciatore dell'etica, che ci tengo tantissimo su questo. E vedremo quando parleremo di parametri. Io vi farò vedere che si può parametrare in modo etico e sportivo. Punto. Nessuna attività fisica di spinta o trazione. Ma non è finita, adesso viene il bello. Ho effettuato il trasferimento e sono nella fase di mantenimento. Il che vuol dire che sono fermo ma con le catene cinetiche e muscolari attive e dinamiche. Questa famosa espansione vuol dire che non sono lì fermo. La mia concentrazione in questa fase è solo sull'espansione, seppur virtuale. Ok? Ve la studiate per questa parte perché è molto importante. Ce n'è ancora, Pensate che in questi 2 secondi, forse 1 secondo e mezzo, c'è tutte queste cose da fare. Poco prima del rilascio sposto l'attenzione sulla tensione del braccio dell'arco e mi si forma nella mente il follow through ideale. Le dita della corda si rilassano in modo del tutto inatteso e la freccia parte. Quindi questo cosa vuol dire? Sono in questa posizione, sono in espansione, sento la giusta pressione sulla grip, io preferisco sentire questa sensazione sulla pressione della grip, perché dalla pressione della grip sento gli allineamenti e un attimo prima del rilascio ho già l'idea del follow through, perché io un attimo prima del rilascio devo stare in questa posizione e non come vedo. No, quello no, non va bene. Eppure così. L'ultima azione, qual è il problema? Il problema è che deve essere un circolo virtuoso, non vizioso, no? Cioè il mio ultimo pensiero non deve essere quello della freccia successiva, perché poi viene fuori quello, no? Il cervello umano cerca di economizzare. Quindi se io devo chiudere 5 bulloni, sì, nel primo giro mi preoccupo dei bulloni, ma dal secondo giro in avanti mi preoccupo solo di riuscire a prendere più in fretta possibile il bullone successivo. Quindi nel tiro con l'arco, qualsiasi arco, io nel momento topico non devo pensare alla freccia successiva, ma devo pensare al perfetto allineamento. Ecco perché l'ultimo pensiero prima del rilascio deve essere il perfetto follow through. E questo lo devo fare in allenamento, Questo è un esercizio di quelli da fare in allenamento. Quando parleremo dell'allenamento. Dimmi. Chi vuole girare, imparare qualcosa, si mette lì con concentrazione, eccetera. Capita, magari un qualche brutto in fondo che magari che si lì distrae, che ne so, parla, addirittura si rivolge a mettere la sera mentre sta ritirando, eccetera. Tutto questo può perdere l'ultima fase che stai spiegando te. Certo. Detto questo perché sto cercando di, quando sia palestra, cercare di spiegare anche istruttori, che mettono la lì, che A parte, tirare l'arco in testa, come si può far capire che ragazzi piantatela per piacere, perché è una cosa importante. Allora, io quando parlerò di allenamento dirò una semplice cosa. Allora, io capisco che nell'ambito delle società non si può attivare una metodologia di allenamento
come sta scritto sui manuali, come avete imparato. Non si può fare, non ti resta lì a girare la tavola. Però potete fare una cosa molto importante, cioè stabilire già da subito con chi seguite, o comunque che nello sport funziona così, che perlomeno metà del loro tempo che dedicano al tiro con l'arco deve essere dedicato agli esercizi. Metà del tempo. Quanto sto in palestra? Un'ora? Mezz'ora facciamo le cose seriamente. L'altra mezz'ora tirate i palloncini. In questo modo cosa ottenete? Ottenete che soprattutto la sicura attenzione da parte dell'allievo, perché sa che poi avrà una mezz'ora per fare tutto quello che vuole. E questo glielo dovete dare, questa speranza, perché sennò solo esercizi o solo concentrazione sull'allenamento non lo ottenete, se non sono adeguatamente motivati. Ed è difficile motivare in questo modo, è molto difficile, è molto difficile. Sarebbe l'ideale, ma è molto difficile. È meglio assicurarsi che 20 minuti, studiate voi a seconda degli individui e della gente che avete il metodo migliore, ma io vi consiglio questo, di stabilire un periodo non troppo grosso, che sia non più della metà del tempo che stanno lì, non più della metà, in cui voi avete battezzato, avete già pensato, non è che poi arrivate lì e boh, vediamo, no, poi prima battezzate l'allenamento e dopo lo proponete, ok? Molto importante questo. Sì, anche in altri sport. Perché devono avere le opere già le idee poco chiare, e voi però dovete averle super chiare, o usare comunque quell'impressione, cioè cercare di darla, se non siete sicuri voi. In modo del tutto inatteso, e la freccia parte. Questa è la condizione ideale. Sono ancora in tensione con il braccio dell'arco verso il bersaglio, la mano della corda va naturalmente dietro sulla guancia e l'orecchio, il posto della mano dell'arco si rilassa all'istante, la freccia sul bersaglio, sono ancora con lo sguardo fisso sul centro, il braccio dell'arco a portare in mano. Ecco, questo è un follow through merita, finché la freccia non è arrivata al bersaglio. Non ho bisogno di controllare l'impatto del braccio, sono sicuro di aver fatto 100. Poi ovviamente analisi, rete, inizio, giusto perché c'è scritto in tutti i manuali che dopo, durante il follow through, devo pensare a tutto quello che è successo. Però questo ogni tanto potete farlo sugli allievi, eh? Fai un bel follow through, ecco, pensa indipendentemente da dove è andata la freccia, quindi non deve essere solo il feedback del risultato, fate un po' di ping pong con i vostri allievi sulle sensazioni che hanno avuto, di memorizzarle, di concentrarsi sulle sensazioni che hanno avuto durante il tiro, perché è quello che poi innescherà l'autocorrezione, perché voi dovete solo stimolare l'autocorrezione. Non siete così bravi, nessuno, non siete così bravi da capire ogni singola situazione che capita al vostro allievo, non lo siete, nessuno vuole. Però potete stimolare l'autocorrezione, e che è il vostro jolly su queste cose qua, che aumenta sicuramente le performance dell'allievo. Vediamo di nuovo il ciccione. Guardo il bersaglio e già lì inizio la concentrazione e già lì penso a un bel tiro. Ecco qua, ho in testa che tutto funziona e poi parto decido. Compito a 90 gradi, ho innescato i muscoli dorsali, la punta si abbasserà leggermente, ecco, ora è andata in posizione.
contenuti, quei famosi contenuti, penso al follow-through ideale e la freccia parte. La testa non si è mossa per dall'inizio alla fine. Mi chiedevi cosa mi chiedevi prima? Io chiedevo per il limite, diciamo, della freccia per la mano, appunto per prendere l'altezza della freccia. Il limite è quando l'indice si appoggia alla freccia. Il limite è scendere sul viso, però ho un limite perché poi a un certo punto non vedo più la freccia. E quindi a quel punto, se mi vanno comunque basse, cosa faccio? Allora, intendiamoci. Io non ho bisogno, no, nessuno arco nudo ha bisogno di vedere o di capire o di rendersi conto dove la freccia. Nessuno. Io solo ho bisogno a un certo punto di vedere dov'è questa cosa qua. Non ho bisogno di sapere dov'è la cocca. No, ma io a un certo punto, però scendendo, non vedo più la punta se continuo a scendere. Chi ha detto che devi guardarla? Non la devi mica guardare. Non abbiamo detto che bisogna guardare il centro del bersaglio? Sì. Ce l'hai di fronte a te. Tu hai il centro del bersaglio da colpire. Quello devi guardare. La punta della freccia può anche andare in America, passare dalla Cina, a te non interessa. L'importante è che quando arrivi all'ancoraggio la punta sia in un certo punto che ti hai stabilito. Come fa a ritornare in quel punto? Off pro. Quando io devo imparare a ballare il valzer, la prima volta non le so muovere i piedi, poi sento la musica. Sento come il movimento, sento come il ritmo e dopo un po' i piedi si muovono tutti nella stessa identica maniera. La stessa cosa deve valere per il mio arco e la mia freccia. Cosa succede? Io sono in questa posizione, ok? Può anche succedere questo. Diciamo che non succede tanto, all'altezza delle spalle la perdo di vista e poi torna su. Io non ho guardato la punta della freccia, sto sempre guardando il centro del bersaglio. Come fa a tornare sempre nello stesso punto? Ok, facciamo una prova. Sono in questa posizione e sto guardando il centro del bersaglio, ok? Dov'è la punta? Per dire, voglio. Voglio vedere, ma dov'è la punta? La punta è sul 4, parliamo di 18 metri indoor, sul bianco, quindi è tra l'1 e il 2, facciamo così. È sull'1 e il 2, ho guardato, perfetto, vado in ancoraggio, guardo e sono nel blu basso. Rifacciamo. Parto nell'1 alto. Parto nell'1 alto. Non sta proprio. Ah, ma questa la sentite. Parto nell'1 alto, nel giallo, faccio le mie prove, dove devo partire, per dove devo arrivare. Quindi partirò, se arrivo basso, partirò più un alto, se arrivo alto, partirò un po' più in basso, in modo tale che io organizzo il mio ritmo di tiro affinché una volta in ancoraggio la freccia ballonzerà nel giallo, senza che io la porto, perché non posso io andare giù e poi andare a cercare il giallo come io vedo fare, e questo non va bene, questo non funziona, questo semplicemente non funziona per due motivi. Uno, perdo tutte le mie catene cinetiche muscolari immediatamente, sono tutto appeso col tricipite,
ho perso tutti i dorsali, sicuro. Due, ho l'anticamera del Targhe Pani, perché io sgancerò quando la punta sta sul giallo, ma state sicuri che da, dopo tre mesi sgancerò quando c'è la punta nel rosso. Allora cominceranno i casini inimmaginabili, cioè prenderò un po' più su, prenderò un po' più giù, allora miro nel blu, allora miro nel giallo. No, poi semplicemente per evitare questo problema la facciamo guardare. Fate più danni se guardate la freccia che non se la guardate. Allora, se io faccio più danni se collimo, non faccio i danni, faccio meno danni. Se io tiro più o meno così, più o meno, ma nel rosso sto, se ho una buona tecnica. E se io non esco dal rosso a 18 metri, faccio 510 punti, sicuri, perché 8,5 è la media, e fa 5,10, tanto per cominciare. Quindi non mi conviene. E intanto affino questa tecnica, che vi assicuro, è una tecnica performante, ci dovete credere. Ancoraggio, la punta ce l'ho lì sulla destra del giallo. Io guardo sempre il giallo, mi fisso su un punto del giallo, miro con la mente. Non è che non so dove è la punta, non fraintendiamoci, non faccio un tiro istintivo, boh, chissà dove è la punta. No, la punta è lì che fluttua nel giallo, è lì che fluttua sulla destra. Ti posso fare? Scusa, adesso lo vediamo bene. Scusami, se... era la mia domanda è: faccio tutta questa tecnica, la freccia però ti ho pochissime libre, la freccia mi va basta rispetto al giallo, quindi parti un po' più in alto. Ah, quindi contromiro? Non contromiri, parti un po' più in alto affinché tu all'ancoraggio arrivi con la freccia nel giallo. Sì, ma se io tiro poche libre, la freccia mi arriva sempre bassa. Come impatto? Come impatto? Quante libri hai? Due? No, faccio libri, chiaramente non succede a 18 metri, però a 50 se uno fa l'aperto può capitare che se non tira 30 libri non ci possa arrivare. No, se te tiri 30 libri, quanto hai di lungo? No, ma io tiro in olimpico. Io tiro... Siamo a 26 libri. Allora, intendiamoci. No, sto facendo il limite in cui uno tira pochissime libri, perché magari è un ragazzino, voglio dire, tira 20 libri, che all'inizio vuoi tirare arco nudo e non ci arriva. Quindi una volta che è arrivato al limite della freccia deve camminare sul viso. E poi come fa la sequenza? Se deve scendere, quanto può scendere sul viso per... Allora, rifacciamo la domanda, prima non si era capita. Adesso l'ho capita. Okay. Prima di tutto voglio arrivare a una certa, una ipotetica distanza. Allora, non ho tante facoltà. Io l'ancoraggio che faticosamente ho costruito non lo devo più variare, l'abbiamo detto prima, ho costruito faticosamente un ancoraggio ripetibile, questo ancoraggio non mi conviene più variare, non è che non posso variarlo, posso fare face walking finché voglio, ma io ho già scelto coscienziosamente un ancoraggio il più basso possibile e il più ripetibile possibile, in modo che ho due, fammi finire, finisco tutto il cerchio. Io ho già scelto un ancoraggio il più basso possibile e il più ripetibile possibile, in modo che il più ripetibile possibile mi è conveniente, il più basso possibile per essere ripetibile, in modo tale da andare il più lontano possibile. Ok, non arrivo lo stesso. Oh, là, non arrivo lo stesso. Abbiamo solo due possibilità: aumentare le libre, diminuire il peso della freccia. Non c'è altre possibilità. O terza possibilità, contromirare in alto finché basta. Ma l'ancoraggio non si deve più cambiare, perché questa fa parte della nostra tecnica di ripetibilità faticosamente costruita. Tutto il resto è strategia. Strategia. Fondamentalmente è per questo che all'inizio è opportuno avere l'ancoraggio più basso possibile, ma c'è assolutamente sì. La prima cosa che fanno i neofiti, gli mettete un arco in mano, la prima cosa che fanno
e tirare con l'arco come si usa un fucile. E questa, la prima cosa che fanno è questa, gomito basso, fucile. La prima cosa che fanno. E voi dovete insegnargli già da subito che l'ancoraggio deve essere basso, come là, perché poi magari tiro olimpico, tanto per cominciare. E non dovete assolutamente farli tirare così, perché tutti vogliono tirare così. Tutti vogliono vedere la punta della freccia e mirare con tutta l'asta. Voi non ve ne accorgete, loro non ve lo dicono neanche, ma loro vogliono guardare l'asta completa, come guardare la canna di un fucile. Oh, queste sono le basi però, dell'istruttore. Quindi subito basso, almeno non dico da olimpico, perché è comunque un tiro che va strutturato, ecco perché il corso si dovrebbe fare solo ed esclusivamente arco olimpico, perché poi l'arco olimpico va strutturato in tutta un'altra maniera, in un'altra serie di lezioni in cui bisogna proprio perderci un pochino più di tempo. Però già da subito basso. Poi non arrivo a 50 metri, e non arrivo a 50 metri la conto mirare, se non vuole libero. Se non vuole, la potenza non me lo permette, devo contromirare. Come contromirare? Se io arrivo almeno a 40 metri, questo è le donne di solito così, se io arrivo almeno a 40 metri c'è un sistema infallibile che è quello di mirare col piatto della finestra e con la proiezione, l'angolo prodotto dalla proiezione dell'asta. Però devo arrivare almeno a 40. Se non arrivo neanche a 40, devo aspettare. Io ho tanti allievi, ho fatto fare hunter e field, ma le ho fatte tirare solo fino a 30 metri. Le altre frecce non le ho fatte tirare, hanno segnato delle belle M. Però intanto hanno fatto l'hunter e field. E dove devono tirare a 35 e a 40 metri, o comunque le sconosciute, che si arriva al massimo a 35 metri, quindi quelle 3, 6, 9 frecce hanno segnato 9 M, però hanno tirato fino a 30 metri, perché al massimo potevano arrivare a 30 metri. Io, con i miei allievi, ragazzini, ho fatto così. E intanto però hanno fatto un hunter e field. Con 9 M, perché non arrivava, non era ancora il loro momento, anche perché i ragazzi di 12 anni devono tirare 40 metri, e questo è tanto, è tanta roba, e questo è male. Sotto i 12 anni adesso si tira 25 metri, fanno le gare a 25 metri, ed è comunque una distanza papabile. Quando fa arrivare con la pezzola lì, dice, tu ce ne prendi? Ah, certamente, assolutamente sì, non c'è altra soluzione. C'avevi da propormi una soluzione alternativa? No, no, tengo tutto te. Non ci sono altre soluzioni. O altre libere o conto mio. O legge vicino a freccia. Ma no, una cosa, no? Sì. Perché oltre il punto di cocco, oltre la freccia, non si può andare. Non si può andare. Non, non si può andare. Sotto cocca. E basta. Poi tirava anche il tradito eventualmente, ma qua non si può. Non si può. Non si può. Ma chiedi una cosa, perché parlava del... Lei ha poche libre, siamo d'accordo? No, io non ho poche libre, sto facendo un esempio. No, il suo allievo ha poche libre. Filippo ha poche libre. Il suo allievo ha poche libre. Tanto vedo che c'è un range di frecce che non finisce mai. Beh, tante volte non si riesce. Io sono sceso di 4 libre perché non ce la facevo più, ho cambiato le frecce. Sì, tante volte non basta, tante volte non basta. Nel mio arco non è cambiato niente. Non riesco a capire. Il problema dei ragazzini, il problema dei ragazzini è più complesso, perché purtroppo hanno poco di allungo e non puoi tagliargli le frecce, perché sennò diventano rigidissime. Anche con le 1800 tagliate sono troppo rigide, quindi devi comunque tenere le frecce lunghe. E comunque sono pesanti e comunque hanno poco di allungo e basta, bisogna avere pazienza. Se il limite è nella struttura del ragazzino, come dicevi tu, non più di tutto, ma non va. Il problema grosso che è insormontabile è che a 13 anni, cioè appena passano ragazzi, e devono tirare 40 metri fuori. E la tiro targa a 40 metri.
il grosso handicap del nostro del giovanile è quello. Infatti te la guardo, cioè non è che non si fa, ma non lo si fa con tutti, cioè non si può avere tanta base, questo è un dramma, eh? È un po' come far morire il tiro di campagna. Lo sa che il tiro di campagna è bello perché sono tutti tiri così, sono tutti tiri così lontanissimi. Certo che è bello così, ma non c'è nessuno. Allora, non mi viene, non mi viene in mente che non va nessuno, ci sarà un motivo. Lo so, una volta il tiro di campagna era una nicchia. Una nicchia come chi fa la, non dico chi fa le corse buonissime, chi fa le Spartan Race. Non so se avete in mente. Quella è una nicchia. Non potete pretendere di avere una base di quella gente lì. Allora, se noi se vogliamo portare i ragazzi al tiro di campagna, vogliamo che il tiro di campagna non muoia, bisogna trovare una contromisura. Perché prima il tiro di campagna lo facevano in tutta Italia 80 persone. 80 persone facevano il tiro di campagna. Fino al nel XX secolo. Adesso se vogliamo che lo facciano in 1000, bisogna cambiare tutto. Bisogna cambiare tutto. Poi io ci sono teste, ripeto. Ci sono teste molto più intelligenti di me e sicuramente a me sfuggono un sacco di particolari. Però io vedo che il tiro di campagna non lo fa nessuno perché i tiri sono troppo distanti, sono troppo difficili. Punto. Lo so, è bello, lontano e difficile, ma non c'è nessuno. Allora, forse bisogna trovare una soluzione intermedia. Tipo. Perché poi, allora te cosa faresti? Tipo abbassare di un picchetto tutti. Compound dal rosso, l'olimpico dal blu, l'arco nudo dal giallo e i ragazzini massimo 25 metri. Una volta c'era il picchetto bianco dei giovanissimi, l'hanno tolto. Non ci farebbe schifo invece che tirare 60, tirare solo 50 con l'olimpico. Cioè non è che cambia tantissimo, però un po' cambia, no? Cioè le sconosciute ce le hai solo fino a 40 metri, cioè vai più... È come la differenza che quando era da 5 è diventato più 6, non è cambiato niente. Ma certo che non è cambiato niente. Solo i punti, ma sempre quelli. Ma sì, quelli che erano prima sempre quelli. Certo. Ma lo stesso se diminuisci il picchetto, eh? Sì, guarda. È sempre gara, si appiattisce però un po' di più, ma è molto importante che si appiattisca un po' di più. Poi tanti quelli forti tanto contano, hai fatto quanti 5 hai fatto? Io 3, te 2. E vabbè, poi ripeto, nella commissione ci sono sicuramente persone molto più intelligenti di me che di conseguenza prenderanno decisioni molto più intelligenti di quelle che penso io. Intanto però al tiro di campagna non ci va nessuno. Scusami Ferro, mi è rimasta la domanda lì prima. Certo. Nella tua sequenza di tiro, tu hai precisato la base, non col limo, ok? Certo. Guardo con la mia vista secondaria il punto della freccia. Certo. Fai la tua. Però attenzione, sempre nello stesso posto. Sì. Eh? Ok, no, è qui che volevo. Ipotizziamo la punta nel tuo ideale sulla destra, perché hai deciso di tenerla sulla destra. Concludi il tuo ancoraggio, arrivi a vedere la punta che dovrebbe essere sulla destra del giallo e te la vedi spostata. Correggi in quel momento, quindi vai a collimare? No, no, perché io mi sono allenato a questo ritmo. Oh, se io devo ballare il valzer, non posso ballare... può anche la mazurka. E no, appunto, cazzo, va sempre lì. Non ferma, fluttua, ma sempre lì. E poi mi fido solo di me. Se non va lì, devi cominciare da capo. Esatto. No, ma in assenza di cominciare da capo in allenamento. In gara va sempre lì. Punto. Va sempre lì. Io mi alleno finché basta, ma va sempre lì.
Se non va lì, va là. Deve andare sempre lì. Quindi adesso lo vediamo. Quindi non correggi la punta mai. Ah no! Ma sei matto! Appena te sposti l'attenzione sulla punta, perdi tutta la dinamica faticosamente costruita, tutti i contenuti faticosamente immessi dall'ancoraggio al rilascio. Dall'ancoraggio al rilascio hai messo un sacco di contenuti invisibili, inattuabili, e poi vado a vedere la punta e cerco di correggere la punta. È la fine. È la fine. Ma potrebbe anche funzionare. Potrebbe anche funzionare. Per poco però, ti fotte, ti ammazza, è la morte della corte. Per me. Devo continuare a vincere per altri 100 anni, non lo so. Ieri 5,50. Ma certo, io devo guardare, scusa, dove devo andare la freccia? Là. Devo andare là, guardo là, pum, e va. Se ci credi, accade. Se ci credi, accade. Però ricordati che ti devi allenare in questo, non è che... No, non tiro mai, certo. Però ci credo. No, non tiro mai, ci credo. La mia domanda appunto non era su una cosa personale, era il mio allievo che gli spiego questo e lui mi dice ma io l'apro, non sono più nel giallo, sono nel rosso adesso. Cosa faccio? Mi sposto? No. Okay. Ci alleniamo finché tutto non funziona come così. C'è scritto lì. Sì. E adesso vi faccio vedere cosa effettivamente funziona.